Allora, buonasera e benvenuti a tutti in questo secondo appuntamento in dialogo con il Burundi. Chiediamo scusa per il ritardo, c'è stato un piccolissimo problema tecnico. Io sono Stefania Nardelli, mi occupo della raccolta fondi dei donatori e dei sostenitori dell'AMU. Per chi non conoscesse l'AMU Azione per un Mondo Unito, facciamo vedere anche questa volta il video di presentazione, così appunto lasciamo, insomma, nell'attesa che si colleghino tutti quanti in modo da poter poi cominciare tutti insieme. È difficile dare ragione di un sogno. Noi, il nostro, lo portiamo scritto nel nome. AMU, Azione per un Mondo Unito. Impegnati nel tradurre il nostro sogno in realtà, realizziamo insieme alle comunità più vulnerabili progetti di cooperazione internazionale e attività di educazione alla cittadinanza globale, nel rispetto delle diverse realtà sociali, culturali, economiche e ambientali. Ogni intervento mette al centro la persona, come portatrice di potenzialità e talenti, ma anche di bisogni e progetti, per una realizzazione piena e integrale. Nei paesi con maggiori difficoltà economiche, puntiamo sul lavoro dignitoso, sicuro e che riconosca il giusto compenso. Promuoviamo la formazione integrale, il microcredito e l'avvio di attività produttive che si ispirano a un'economia di comunione. In collaborazione con le istituzioni e le associazioni locali, supportiamo programmi per la salute, garantendo l'accesso all'acqua potabile, una corretta alimentazione e cure mediche adeguate. Interveniamo nelle aree colpite da emergenze umanitarie con aiuti di prima assistenza, con programmi di ricostruzione del tessuto economico e comunitario. Lavoriamo con famiglie, aziende e organizzazioni per l'inclusione sociale e lavorativa di persone in difficoltà, in particolare di migranti e rifugiati. Favoriamo l'accesso all'istruzione di base e universitaria e promuoviamo i diritti umani e la pace attraverso l'educazione alla cittadinanza globale. Il nostro modo di agire nasce dall'esperienza del Movimento dei Focolari, con cui cooperiamo per diffondere una cultura del dialogo e dell'unità, per uno sviluppo di comunione. Tutti, sostenitori, operatori, beneficiari e volontari, siamo protagonisti. Possiamo ricevere ciò di cui abbiamo bisogno e allo stesso tempo donare ciò di cui disponiamo, perché siamo fratelli, membri dell'unica famiglia umana. Il mondo unito. Questo è il nostro sogno. Eccoci. Allora, ancora buonasera e benvenuti a tutti. Adesso dovremmo essere davvero tutti quanti. Questo appunto è il secondo appuntamento in dialogo con il Burundi. Come ho anticipato, sono Stefania Nardelli, mi occupo della raccolta fondi e seguo i sostenitori e i donatori dell'AMU. Questo momento è stato creato in collaborazione con il gruppo di sostegno dell'AMU in Friuli Venezia Giulia per raccontare il progetto di microcredito e microfinanza comunitari sostenuto anche dall'economia di comunione. Insieme a me qua sono presenti Katiuscia Carnà e Anna Moznik del settore educazione alla cittadinanza globale. Emanuela Castellano, che è responsabile dei progetti in Africa, e Jérôme Nibaruta dell'associazione Caso Bu, e poi ci presenterà anche chi è con lui dal Burundi, direttamente dal Burundi. E poi ecco Andrea Mosca e Giampiero Viezzoli, sostenitori dell'AMU del Friuli Venezia Giulia. Lascio subito la parola a Anna e Katiuscia, in modo da cominciare.
Bene, buonasera e benvenuti a tutti e a tutte. Mi presento, appunto, io lavoro sono Katiuscia Carnà e lavoro nel settore educazione e cittadinanza e già nel primo incontro avevamo fatto una piccola parte dedicata alla cittadinanza globale. Come amo, abbiamo cercato sia nel primo incontro come in quello di oggi di darvi non solo modo di conoscere il progetto che stiamo portando avanti appunto in Burundi grazie alla controparte locale Casobu che abbiamo oggi qui con noi, ma anche e soprattutto vorremmo farvi approfondire alcune tematiche legate alla cittadinanza globale che inevitabilmente attraversano trasversalmente anche i nostri progetti di cooperazione. Possiamo vedere la slide. Vorremmo pertanto iniziare con un brevissimo video che vedremo tra poco, che parla della disuguaglianza mondiale, molto importante oggi, soprattutto ad un anno dopo e anche più dalla pandemia, che inevitabilmente ha accentuato le distanze socio-economiche, perché come potrete immaginare la disuguaglianza economica è strettamente connessa a quella sociale, nei privilegi, nell'accesso alle risorse, alle opportunità, a discapito di un popolo o comunque di individui particolarmente vulnerabili in una società. E peraltro tale disuguaglianza è da considerarsi necessariamente ingiusta perché è pregiudizievole di tutta una serie di potenzialità di ogni individuo fin dall'infanzia. E quello che siamo abituati è un pochino quello che viene trasmesso dall'opinione pubblica, dal sistema mediatico, che tendono in un certo senso anche a sminuire questo grande divario socio-economico mondiale, oscurando anche le importantissime motivazioni che sono a monte di tale disuguaglianza, trasmettendo un immaginario spesso anche poco corretto, come se la disuguaglianza stessa fosse causata dagli stessi popoli vulnerabili. E tanto più dobbiamo ricordarci che questo divario è una differenza oggettivamente misurabile e soggettivamente percepita. E le cause di tutto questo sono da ritrovare nel resto del mondo, il cosiddetto nord del mondo. Ma vediamo insieme questo breve video che ci spiega meglio quello di cui vi sto parlando. Grazie. Ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri. E la forbice si allarga, secondo il nuovo report diffuso da Oxfam International, intervistando 295 economisti di 79 paesi in occasione dell'apertura del World Economic Forum di Davos. Dopo un 2020 segnato dall'effetto Covid, le disuguaglianze nel mondo sono cresciute e l'indagine di Oxfam si intitola Il virus della disuguaglianza. Il mezzo trilione di dollari che i 10 uomini più ricchi hanno guadagnato l'ultimo anno potrebbe essere usato per avere un vaccino per tutti nel mondo o addirittura impedire a tutti di finire in povertà durante il tempo della pandemia. Quindi il livello della differenza è abissale. I 10 uomini più ricchi del mondo hanno infatti visto la loro ricchezza aumentare di 540 miliardi di dollari dall'inizio della pandemia. Ad esempio, il valore netto del patrimonio di Jeff Bezos, Mr. Amazon, è aumentato di 78,2 miliardi di dollari. Diversi governi hanno dato molto sostegno, in tutto il mondo le differenze sono enormi. Un buon esempio è la Corea del Sud. Si sono concentrati sulla riduzione delle disuguaglianze con misure molto diverse, come migliorare il salario minimo e investire in sanità e istruzione e sostenere 42 milioni di famiglie durante la pandemia. La Nuova Zelanda è un governo che è un bel esempio di giusta attenzione al benessere delle persone, ai bambini, all'educazione, a fare in modo che l'economia funzioni davvero per tutti e non soltanto per il PIL. Il World Economic Forum di Davos, al via da questo lunedì fino al 29 gennaio, quest'anno si svolge interamente in modalità virtuale e il tema principale è proprio quello delle disuguaglianze, che, come ha detto il direttore di Oxfam, potrebbero persino essere più letali del virus stesso. Ecco, grazie. Volevo mostrare, penso che questo brevissimo videoclip renda davvero un'idea concreta delle disuguaglianze socio-economiche a livello mondiale e mi vengono anche un pochino i brividi a pensare a quanto la pandemia abbia incrementato la ricchezza e quanto anche il potere nelle mani dei pochi.
Come abbiamo parlato la scorsa volta scusate, degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, dell'Agenda 2030, degli obiettivi che si presume, si spera, si cerca di raggiungere entro il 2030, che poi non è poi così lontano. E adesso, come vedete nella slide, vi mostro uno degli obiettivi che è strettamente legato alla tematica delle disuguaglianze, l'obiettivo 10, ridurre le disuguaglianze, appunto. E possiamo andare alla slide successiva. Come si nota, per raggiungere tale obiettivo si deve lavorare su diversi piani, quello economico, affinché venga resa possibile una sostenibilità economica, quello sociale, per assicurare a tutti le stesse possibilità. Quello ambientale, perché l'ambiente è fondamentale anche nell'ottica del bene comune, della sostenibilità stessa. E con questo piccolo input lascio ora la parola alla mia collega Anna per proseguire insieme questo percorso. Grazie. Ecco, salve a tutti, buonasera, anch'io mi presento brevemente, sono Anna Moznik e lavoro per AMU nel settore dell'educazione alla cittadinanza globale. E la scorsa volta, come ha anticipato Katiuscia, abbiamo visto nel dettaglio il rapporto tra alcuni degli obiettivi dell'Agenda 2030 e la condizione socio-economica burundese. Oggi quindi vorremmo vedere insieme a voi alcuni aspetti e dati statistici. Ecco, quindi, ecco qua, vediamo questa slide. Come potete vedere, appunto, nella situazione socio-economica, ben il 65% della popolazione purtroppo vive in povertà. E il tasso di disoccupazione è molto elevato, soprattutto nelle aree urbane. E la maggior parte dei poveri, invece, si trova nelle zone rurali. Ben la metà della popolazione burundese, quindi il 50%, è cronicamente insicura dal punto di vista alimentare. E un burundese su tre ha bisogno di assistenza umanitaria. Possiamo andare avanti? Inoltre il paesaggio di questo paese, anche la sua locazione, lo rende particolarmente vulnerabile alle calamità naturali. E anche come vi accennavamo la volta scorsa, le tensioni sociali e politiche che colpiscono il paese e che sono state anche molto contestate le elezioni, hanno avuto un effetto molto negativo sull'attività economica e sulla sicurezza alimentare, tanto che ben 150.000 persone sono state sfollate all'interno del Burundi stesso e oltre 400.000 persone sono fuggite nei paesi vicini. Quindi possiamo vedere che questa instabilità politica contribuisce in maniera molto, molto forte alla vulnerabilità del paese. Proseguiamo. Per quanto concerne invece la malnutrizione, il tasso della malnutrizione è il più alto al mondo e il 18,4% delle famiglie che hanno accesso all'acqua usano fonti non sicure e non tutti hanno accesso a una fonte per bere. E quindi questo genera tutta una serie di problematiche di malnutrizione, oltre all'alta incidenza delle malattie infettive, un po' l'accennavamo, no? La volta scorsa. Invece, per quanto riguarda la sfera educativa, solo il 32% dei bambini riesce a completare l'istruzione secondaria inferiore. E prevalentemente la donna è colei che sostiene la famiglia. E purtroppo il 42% delle donne subisce delle violenze e il 57% di esse è analfabeta. Ecco. Grazie Riccardo. Quindi noi abbiamo voluto fare una breve introduzione sulle disuguaglianze mondiali, focalizzandoci in modo particolare sul Burundi.
Però ora vi vorremmo parlare nel dettaglio del microcredito, intesa come azione micro che garantisce una sostenibilità a lungo termine di piccole comunità, garantendo parità di accesso ai beni e al denaro, nell'ottica di una comunità che si sostiene e cerca di andare oltre le disuguaglianze socio-economiche, mettendo in atto un meccanismo che si prefigge di far uscire da quella condizione di indigenza, dalla condizione di indigenza le persone più povere e vulnerabili, attraverso il prestito di piccole somme di denaro. Quindi si tratta di abbandonare quell'atteggiamento di mero assistenzialismo che rende le popolazioni dei paesi del cosiddetto sud del mondo ancora più dipendenti dai paesi industrializzati, al fine quindi di incentivare la presa di coscienza e di responsabilità della propria situazione nella costruzione di uno sviluppo sostenibile per tutti. Ma per questo ora lascio la parola al nostro Andrea Mosca, che per gli studi da lui intrapresi e per il suo lavoro si occupa di economia e sostenibilità e ha avuto quindi modo di approfondire il tema della microfinanza. Insieme a lui allora ci vogliamo addentrare alla tematica della microfinanza e del microcredito per poi poter introdurre al meglio il nostro progetto in Burundi. Allora a te Andrea la parola. Grazie Anna per la tua introduzione. Sì, l'idea è di nei prossimi 10-15 minuti provare a delineare quali sono i principali tratti dell'esperienza del microcredito, partendo proprio dalle sue origini, per poi addentrarci anche nel progetto che AMU sta sostenendo in Burundi. Allora, se Riccardo ci aiuti con le immagini. Dunque, partiamo dall'inizio della storia. Siamo negli anni 70 e siamo in Bangladesh. Bangladesh è un paese che si trova nel Golfo del Bengala, tra l'India e l'odierno Myanmar. Un paese che negli anni 70 stava attraversando un periodo molto difficile, c'era stata una grave carestia, anche una grande alluvione. Ed era un paese la cui popolazione era anche molto provata, così in ginocchio, che dipendeva esclusivamente dagli aiuti esterni, come diceva anche poc'anzi Anna. Quindi viveva un po' di assistenza da parte delle associazioni umanitarie o delle ONG presenti sul territorio. In questo contesto, questo signore che vediamo nella foto, che si chiama Mohamed Yunus, ha avuto un'idea. Lui era professore universitario di economia, insegnava nella capitale ed era da poco rientrato da un periodo di studi negli Stati Uniti. Aggirandosi per un villaggio, incontrava le persone. Incontrava ad esempio una donna che stava intrecciando il bambù per costruire delle ceste di bambù, degli sgabelli. E parlando con questa donna capì che si trovava in un circolo vizioso della povertà da cui non riusciva ad uscire, fondamentalmente perché lei poteva lavorare solamente grazie a dei soldi che aveva ricevuto da un usuraio, quindi diciamo al mercato nero del credito, con il quale poteva provare a lavorare, guadagnare qualcosa e dar da mangiare alla sua famiglia. Non riusciva ad uscire perché poi l'usuraio le chiedeva indietro praticamente tutto il suo ricavato, lasciandole un dollaro solamente. Lei, così tanti altri nel villaggio. Yunus si rende conto che basterebbe poco per spezzare questo meccanismo, basterebbe che lui prestasse inizialmente dei soldi, chiaramente a delle condizioni diverse da quelle degli usurai, per far uscire molte famiglie del villaggio dalla loro situazione di povertà. E così fece. Con l'idea di prestare appunto dei soldi, quindi non donare semplicemente, ma prestare soldi che devono essere poi restituiti, magari in piccole rate, magari settimanalmente. Ecco, l'idea era anche un po' di quella di accompagnare queste persone alla gestione del denaro e alla restituzione del prestito. Così nasce l'idea del microcredito. Dopo alcuni anni, Yunus fonderà una vera e propria banca in Bangladesh che si occuperà, la Grameen Bank, la banca del villaggio, che si occuperà di appunto concedere credito con determinati meccanismi a queste persone. Siamo
Se andiamo avanti, la prossima immagine ci parliamo di chi sono questi beneficiari di questi prestiti, questi microprestiti. La signora, questa signora che si chiamava Sofia, faceva gli sgabelli in bambù, poi ce n'era un altro che voleva comprare un carretto per portare la frutta a vendere al mercato, un'altra donna voleva prendere un telaio, un pastore aveva bisogno di soldi per comprare delle capre, insomma, avevano in comune alcune cose queste persone. La prima è che erano considerati non bancabili, ossia non potevano accedere al credito dalle tradizionali banche, perché non avevano le garanzie reali, non avevano dei beni a supporto e garanzia del prestito, quindi non bancabili. Ma forse la cosa più importante è che erano capaci, erano in grado di produrre, di generare un reddito. Avevano un'idea imprenditoriale, Yunus diceva avevano un talento imprenditoriale. Ecco, se noi dovessimo rappresentare la società con una sorta di piramide, dove alla base c'è la fascia più povera della popolazione e al vertice la parte più ricca, allora vedremo che una primissima fascia alla base sono le quindi condizioni davvero disagiate e che devono essere effettivamente assistite. Allora lì è fondamentale l'intervento delle associazioni umanitarie, delle ONG, eccetera. Ma una fascia immediatamente sopra è costituita da persone certamente impoverite dal contesto socio-economico, come nel caso del Bangladesh, che però hanno un'idea imprenditoriale, hanno un'attività o vogliono svilupparla, che le permetta di avere un reddito, di generare un reddito. Ecco, questi sono i potenziali beneficiari, diciamo privilegiati, di un progetto di microcredito. È interessante quello che dice Yunus in un suo libro. Dice, quando approcciamo una persona anche nelle nostre città che ci chiede l'elemosina, possiamo fare due cose, possiamo dare un euro e tirare avanti dritto, magari senza neanche guardare in faccia, oppure possiamo fermarci a scambiare due parole con questa persona e magari chiedere, ma tu che cosa sai fare, che cosa puoi fare? Yunus aveva capito quanto importante è il lavoro per le persone, quanto il lavoro dia dignità all'uomo. E questo è uno degli aspetti fondamentali del microcredito che stava prendendo forma. Prossima immagine. Dopo quelle prime esperienze in Bangladesh, altri esperimenti di microcredito si sono susseguiti anche in altri paesi e in diverse forme. Sono stati sviluppati diversi modelli di microcredito. Qui ora non abbiamo il tempo in realtà di approfondire, di entrare in dettaglio a spiegarli tutti, ma forse si possono suddividere in due grandi macrofamiglie, dove da una parte, nella parte destra, vediamo qualcosa che assomiglia molto a una banca, a una delle nostre banche. Ed in effetti la stessa banca di Yunus funzionava come una banca, certo, con determinate regole, con determinati meccanismi, ma di fatto è una banca di microcredito. Nella parte sinistra, invece, ed è quello su cui vorremmo focalizzare un po' di più l'attenzione, è un modello diverso. Ne parliamo anche perché è su questo tipo di modello che l'AMU ha improntato il progetto di microcredito in Burundi. È detto modello di credito, di risparmio e credito. Funziona in maniera diversa perché il prestito è affidato a un gruppo composto da 10 o 20 persone, non di più, quindi relativamente piccoli gruppi. È un gruppo che nel tempo si autosostiene grazie all'attività di risparmio dei singoli individui. Quindi da quanto riescono a risparmiare nel gruppo viene alimentato un ulteriore prestito a un individuo del gruppo. Questa è una caratteristica importante, diversa chiaramente dal funzionamento di una banca, ma che in molti progetti ha funzionato molto bene. Allora, su questo vorremmo delineare tre aspetti, tre parole chiave che ci aiutano a capire un po' di più di che cosa si tratta. Il primo lo vediamo nella prossima immagine. E si tratta di fiducia. Dare credito
anche nella lingua italiana, può significare dare fiducia come espressione, no? Abbiamo visto che i beneficiari non erano persone bancabili, non avevano garanzie reali, non avevano dei beni, e spesso veniva chiesto a Yunus, o veniva detto, ma sei un folle a prestare dei soldi a queste persone, non te li restituiranno mai. Allora Yunus rispondeva, ma in verità la garanzia che loro mi danno è la loro stessa vita. Queste persone, se vogliono continuare a ricevere un prestito, che vuol dire continuare a lavorare, continuare a sopravvivere, a dare da mangiare alla propria famiglia, devono restituire queste piccole rate. Non avranno garanzie reali, ma la garanzia è data dal rapporto, dal legame sociale e quindi dalla fiducia. Per ottenere un prestito bastava una firma su un registro, laddove il beneficiario era in grado di firmare, come abbiamo visto in tanti casi di persone magari sono analfabete, e quindi basta un timbro. Quindi il primo aspetto caratteristico del microcredito è il rapporto di fiducia. Secondo aspetto, prossima immagine, le donne. Non so voi, a me capita, ad esempio, quando vado a fare la spesa al supermercato, ho bisogno di una lista molto dettagliata delle cose che devo comprare. Mia moglie no. Lei ricorda benissimo che cosa abbiamo o che cosa non abbiamo in ciascun angolo del frigorifero o della credenza. Lo stesso è per magari per la conta degli scontrini che facciamo alla sera. Oppure ricordo quando ero più piccolo c'era mia mamma che mi ricordava le rette da pagare dell'università o l'assicurazione del motorino. Non voglio generalizzare ovviamente, però è chiaro che diciamo, è caratteristica femminile in molti casi la gestione degli affari anche economici familiari. Questo Yunus l'aveva capito. E d'altronde, se ci pensate, l'etimologia stessa della parola economia significa cura o gestione della casa. Quindi vedete che non andiamo molto lontano. E soprattutto nei paesi in via di sviluppo, la donna sicuramente ha una minor propensione al rischio, ha uno sguardo più rivolto al futuro, più lungimirante, magari perché pensa di più al benessere dei figli. La donna è quella che deve portare ogni giorno qualcosa in tavola da mangiare. L'uomo tendenzialmente, se ha dei soldi, li spende. Ecco perché la donna è diventata il centro delle attività del microcredito fin dall'inizio. E ancora oggi si può dire che in generale nel più del 70% dei casi dei beneficiari sono donne. Ok, terza e ultima parola, chiave, il gruppo. Io spesso mi chiedo, se avessi dei soldi da prestare e potessi scegliere, li presterei più volentieri a una persona che non conosco, magari so che ha un buon lavoro, una persona distinta, ma che non ho mai visto prima, o a una persona, o mio vicino di casa, una persona del mio condominio. Probabilmente li presterei al vicino di casa, se non altro perché più di tanto non potrà scappare con i miei soldi, oppure la prossima volta che ci incontriamo per le scale, con che faccia mi guarda se non mi avrà restituito quei soldi? Qualcosa di simile avviene anche nei villaggi, nei gruppi di persone che appartengono allo stesso villaggio, che non per forza sono persone amiche tra di loro, però in particolare in alcune culture è molto forte questo senso di amor proprio, anche di reputazione, no? Di orgoglio all'interno del villaggio, quindi di non voler tradire la fiducia, di voler fare bella figura. Quindi l'idea iniziale di prestare dei soldi a un gruppo si è rivelata vincente, perché in molti casi è il gruppo che garantisce anche per il singolo. Allora succede spesso che il prestito viene concesso a un individuo singolo, ma il gruppo diventa solidale con questa persona, magari si impegna anche concretamente affinché la persona riesca a restituire le piccole rate. Questo perché
se tutto funziona, poi si andrà avanti. Allora la prossima volta toccherà a lui a ricevere il prestito, poi a un altro, poi a un altro. Ecco perché il gruppo è solidale. Ed è interessante vedere come in alcune riunioni che il gruppo di microcredito tiene settimanalmente si discuta su chi abbia le esigenze più impellenti in quel momento di ricevere il prestito. Allora uno dice: io avrei bisogno di questi soldi perché devo curare mio figlio, l'altro dice: io ho bisogno di comprare delle sementi per il campo, io devo comprare gli animali. E insieme si decide chi debba aspettare il prestito in quel momento. Ritornando all'esempio del condominio, posso immaginare cosa potrebbe succedere se facessimo una cosa simile in un condominio, no? Quindi il microcredito gestito così con i gruppi ha anche questo aspetto un po' rivoluzionario, se vogliamo, da qui si capisce anche la sua portata sociale, no? Oltre che economica. E questo forse ci aiuta a spiegare anche perché quel signore di cui parlavamo all'inizio, Yunus, nel 2006 ha vinto il premio Nobel, non per l'economia, come forse ci saremmo aspettati, ma ha vinto il premio Nobel per la pace. Allora, i tre aspetti, le tre parole, la fiducia, le donne e il gruppo. Penso che siano elementi fondamentali che magari potremmo anche approfondire meglio nel dettaglio con il progetto di AMU in Burundi. Grazie. Lascerei la parola adesso a Emanuela. Buonasera a tutti e spero mi sentiate bene. E sì, la presentazione di Andrea è stata sicuramente un aprire la porta su quella che poi è la realtà dei nostri progetti in Burundi, no? I punti centrali, insomma, che ha toccato la centralità, l'importanza delle donne, il gruppo come garanzia della fiducia, il microcredito come, diciamo, nella sua portata sociale, sono veramente gli aspetti che poi ci coinvolgono e sono veramente rappresentativi di quello che facciamo in Burundi già da tanti anni, perché sono veramente più di 10 anni che AMU e Kasubu fanno dei progetti di microcredito in Burundi, ma in maniera particolare in questo progetto di microcredito e microfinanza comunitaria che abbiamo avviato ad agosto 2020, nel quale abbiamo veramente stiamo proprio concentrando le forze per fare un'azione che possa coinvolgere 6 diverse province del Burundi, quindi non più localizzati in dei piccoli territori, ma un'azione più forte e consistente su un'area molto più vasta per arrivare a raggiungere dei numeri importanti. Insomma, il numero totale dei beneficiari saranno dei 10.500 persone in 5 anni. Io voglio comunque lasciare, oggi ve l'avevamo promesso, a Kasubu la parola per essere questa volta loro stessi, insomma, a parlare del progetto. E quindi Jérôme o Juvenal avevano dei piccoli problemini tecnici, anche loro. Bonsoir a tous. D'abord, nous allons vous présenter Kasubu. Qu'est-ce que c'est Kasubu, qui nous sommes? Allora, innanzitutto noi presenteremo Kasubu. Chi è Kasubu, insomma, chi siamo noi? Et le cadre associatif des solidaires du Burundi est une association de droit burundais a créé en 2002. Kasubu è una ASBL, quindi l'equivalente di una nostra ONLUS, che è un'associazione quindi di solidarietà che nasce in Burundi nel 2002. Depuis sa création, elle s'est dédiée à la lutte contre la pauvreté au Burundi.
fin dalla nascita ha come obiettivo quello di lottare contro la povertà in Burundi. Hanno lottato contro la povertà attraverso quattro axi di intervenzione che sono l'eau e l'assainissement attraverso il progetto Eau, Source de Vie et Développement Burundi, la sécurité alimentaire, la résilience socio-économique e l'assistenza sociale. Da quando diciamo, è nata l'associazione ha quattro assi diciamo, fondamentali di intervento in cui opera. Il primo è l'acqua come fonte di vita e di sviluppo per la popolazione, il secondo è la sicurezza alimentare, il terzo è il rafforzamento diciamo, economico delle comunità e l'assistenza sociale, l'avevo anche scritto. Attraverso il progetto noi contribuiamo alla costruzione delle comunità unite e il nostro rêve è di promuovere e pérennizzare l'esprit di comunione e concorrere alla dignità umana. Il nostro sogno è quello di raggiungere, diciamo, arrivare ad avere delle comunità unite seguendo la linea, diciamo, di pensiero dell'economia di comunione. Mostrare un piccolo video di presentazione. E credo che adesso, ecco, dopo la presentazione di Casobu, che forse insomma non tutti conoscevano, Jérôme ci racconterà un po' più diciamo del progetto, proprio del come nasce, che tipo di attività prevede, insomma ci farà entrare un po' più in Burundi. Bon, merci beaucoup Emanuela. Je t'invite aussi à me traduire en italien. Oui, je vais te traduire. Bon. Grazie tante Emanuela, ti prego di tradurre okay. In italiano. Ciao, si pour vous. Je ne sais pas si tu es ici. Oui, oui. D'abord, merci pour l'introduction. Je voudrais aussi remercier Andrea Mosca. Grazie per l'introduzione. Vorrei anche in maniera particolare ringraziare Andrea Mosca. Parce que il a expliqué. En termes de créer la Cine et la forme de notre microcrédit communautaire au Burundi. Perché ha veramente spiegato quello che sono diciamo, le basi del microcredito, ma quelle che sono poi diciamo quello che facciamo in Burundi. Oui, alors avec Amon, Casobu a commencé depuis le mois d'août 2020 un nouveau projet accessible au microcrédit communautaire. Allora, con Amu Casobu ha iniziato ad agosto 2020 questo nuovo progetto di accesso al credito comunitario. Le projet a trois composantes, je dis principales. Il y a le microcrédit
communautaire. Il y a aussi la formation et l'encadrement en activité de revenus, mais il y a aussi la microfinance communautaire. Allora, il progetto ha tre, diciamo, azioni principali. Una è quella proprio del microcredito comunitario, una è quella della formazione sulla gestione dei gruppi di microcredito e sul, appunto, la gestione delle attività generatrici di reddito per le persone, e il terzo è quella della microfinanza comunitaria. Allora, microcredit communautaire, come l'Andrea l'ha già spiegato, commence par une sensibilisation. Il microcredito comunitario, come Andrea aveva comunque già accennato, inizia tutto quanto attraverso una prima sensibilizzazione. È una sensibilizzazione che visa un'educazione finanziaria e amène aussi aux gens qui sont sensibles à se mettre ensemble pour constituire des groupes et ainsi mettre ensemble les moyens financiers et constituire des fonds de crédit. Questa sensibilizzazione mira a dare alle persone una educazione finanziaria. Che cosa significa un'educazione finanziaria? Significa coinvolgere nelle persone a mettersi insieme, a creare dei gruppi e iniziare proprio a condividere i loro risparmi. Ok, Jérôme, si tu préfères, vous pouvez enlever la caméra? Si sapeva vous aider dans la connexion. Oui, oui. J'étais en train de changer la machine parce que j'ai changé aussi la connexion. Pardon pour ce désagrément. C'est normal chez vous. Alors, j'étais en train de dire que le projet que nous avons à Trois Volets, que j'avais déjà dit, et avec le microcrédit communautaire, nous travaillons actuellement avec le projet dans cette province du pays. Allora, come dicevo, appunto, il progetto ha tre filoni di azione principale e con questo progetto interveniamo in sette diverse province. Allora, nous avons encore 1500 bénéficiaires avec lesquels nous travaillons par la sensibilisation, par la formation en microcrédit communautaire, mais aussi par l'encadrement aux activités de par les Eurocrédit. E abbiamo appunto in previsione di raggiungere 10.500 persone con le quali lavoreremo appunto nella formazione, appunto nei gruppi di microcredito, nella formazione sul risparmio, sul risparmio e sul credito e su come avviare delle attività generatrici di reddito. Come diceva Jérôme, il progetto prevede nell'arco di 5 anni di arrivare a raggiungere 10.500 persone. In totale saranno 450 gruppi di microcredito. Queste persone sono fondamentalmente persone che vivono in dei contesti rurali. Quindi una parte sono anche beneficiari che vivono in città, a Bujumbura, anche se sono comunque tutte quante famiglie vulnerabili e con appunto un'alta vulnerabilità, un livello, diciamo, una difficoltà economica appunto importante. Ma la maggior parte appunto sono delle persone, delle famiglie che vivono all'interno dei contesti rurali, diciamo intorno alla città, in tutto quanto il paese. Dicevo, queste persone sono appunto nuclei familiari che molto spesso vivono di sussistenza. Prevalentemente l'attività maggiormente svolta è quella agricola,
hanno appunto delle terre da coltivare, però una grande difficoltà è quella di avere poi un potere economico per acquistare i materiali per anche, cioè la terra da sola non basta, no? Bisogna utilizzare insomma semi, avere attrezzature, concimi, quindi molto spesso all'interno dei gruppi i crediti che le persone richiedono sono proprio per avviare e pagare diciamo l'attrezzatura necessaria e tutto il materiale necessario per l'attività agricola, ma non solo. Allora, io vorrei aussi fare che noi abbiamo un'altra tipo di attività che era formazione e l'incadrement nel settore del venire. Ok, l'altra attività, diciamo, dopo la sensibilizzazione, la formazione dei gruppi, l'attività è quella di formazione sull'avvio, lo studio di fattibilità, l'avvio e la gestione di attività generatrici di reddito. Immaginiamo appunto che sono delle persone che molto spesso non hanno neanche un'alfabetizzazione di base, quindi immaginate, già è difficile per noi, per un imprenditore, pensare a come gestire l'attività, appunto immaginate una persona a livello locale, quindi la formazione sulla gestione, l'avvio e la gestione delle attività è un passo fondamentale nel progetto. Ok, inoltre aspetto è la microfinanza comunitaria. Ok, altro aspetto è quello invece della microfinanza comunitaria. In effetti, quando lavoro avec le gruppi di Pagni e do Credit, nous sentons que certains sont actifs et ils ne sont pas capables de s'octroyer, d'avoir le montant nécessaire, suffisant pour pouvoir générer les revenus qu'ils veulent initier. Ok, questo aspetto della microfinanza comunitaria è un aspetto che abbiamo introdotto proprio con questo progetto, perché ci siamo resi conto nel lavorare con i gruppi di microcredito anche in tutti questi anni di esperienza in passato, che questi gruppi molto spesso, diciamo, facendo un risparmio, partendo dai loro stessi, dalla messa in comune dei loro stessi risparmi e quindi dandosi a vicenda dei prestiti, ci hanno, diciamo, sollecitato il bisogno in realtà di avere accesso a degli importi, a dei crediti un po' più consistenti, perché i crediti che riuscivano a darsi reciprocamente erano troppo piccoli per far fare un salto di qualità, diciamo, alle proprie attività. Allora, come ogni volta dei gruppi del Pagnero Credit, il suo a livello informale, la microfinanza comunitaria chi LOL sarà informale, permetterà di donare servizi finanziari o gruppi che sono caratterizzati per la solidarietà, ma che non hanno anche la garanzia, affinché possano accedere a servizi in istituzione formale. Ok, noi fino ad oggi avevamo lavorato appunto con i gruppi di microcredito che erano di fatto un'organizzazione informale a livello locale. Diciamo che con questo progetto, con il desiderio proprio di avviare una istituzione di microfinanza comunitaria che si chiamerà, diciamo, a livello locale, la denominazione riconosciuta è Groupement Financier Communautaire, quindi gruppo di microfinanza comunitaria, ha invece questo una la grande differenza è che invece questa è un'organizzazione formale, quindi permetterà alle persone di avere accesso a dei servizi finanziari, quindi ai gruppi, dei servizi finanziari di credito, di risparmio e via dicendo, che in alternativa non avrebbero potuto avere, perché le banche richiedono loro normalmente delle garanzie che questo tipo di persone non può, no? Sono persone non bancabili. Attraverso questo gruppo di microfinanza comunitaria invece anche le persone non bancabili avranno invece come garanzia il proprio gruppo di microcredito e potranno quindi accedere a dei prestiti o a dei servizi che altrimenti non avrebbero potuto raggiungere. Allora, a resumere, lo progetto cerca
e delle comunità povere a educazione finanziaria d'abord per la sensibilizzazione, ma anche per l'accompagnamento a ciò che è di microcredito comunitario, ma anche formazione e accompagnamento par rapport à ce qui est des activités qui peuvent générer des revenus. Ces activités sont financées par des fonds propres aux membres des groupes même, mais aussi, nous ne voulons arriver là seulement, mais on voudrait aussi qu'on aide les personnes à ne pas rester à l'informer, mais aussi à compléter les besoins qu'ils ont via le formel. Et c'est à ce niveau que nous pensons que le groupement financier communautaire ou microfinance communautaire pourra agir à son niveau. Ok, e quello che spiegava Jérôme è che all'interno di questo progetto il passo fondamentale, che poi è anche il grande impegno, diciamo, dell'AMU, è quello di assicurare una formazione ed un accompagnamento in tutti i passi che le persone andranno a fare, quindi dall'entrare a far parte di un gruppo al capire come si gestisce, quindi a livello comunitario, allo studio di un'attività e alla gestione della stessa. Quindi la formazione e l'accompagnamento sono per noi le azioni fondamentali, oltre, diciamo, all'accesso al credito. E in maniera particolare quello che Jérôme diceva, che è importante per noi in questo momento appunto garantire a queste persone che l'accesso al credito non sia più soltanto un accesso al credito informale, quindi all'interno del gruppo per quelle cifre che il gruppo riesce a sostenere, ma diciamo permettere il completamento dei bisogni, del raggiungimento, insomma, di determinati obiettivi da parte dei beneficiari attraverso anche delle vie appunto più formali, che saranno appunto rappresentate da questo gruppo di microfinanza comunitaria. Ok, moi je pense que je peux m'arrêter ici. Peut-être que Claudine peut me compléter avec une petite histoire pour nos bénéficiaires. Je pense en très bref. Ok. Jérôme dice, si ferma qui e chiede a Claudine invece di completarlo raccontandoci una piccola storia di una nostra beneficiaria. Allora, ciao a tutti. È una storia di una donna che si chiama Rosa. Abita in Bujumbura, una città del Burundi, in un quartiere povero. Allora, 13 anni fa era senza lavoro, aveva molti problemi di fare vivere la sua famiglia. Quindi un giorno è entrata in un gruppo di microcredito comunitario e poi nel questo gruppo avevano iniziato a risparmiare 100 franchi bu e come fondo di solidarietà e 200 franchi come risparmio. Con il primo prestito non ha fatto niente di particolare, perché non sapeva come usare i soldi, ha comprato vestiti e il resto lo sprecava così. A prima vista non sapeva come iniziare e così ha visto che quello che lei faceva non era buono e piano piano ha cominciato a risparmiare perché aveva avuto difficoltà a rimborsare i crediti ricevuti. A un certo punto ha capito che non poteva continuare a prendere il prestito senza piani tangibili. Quindi nel tempo che stavo risparmiando ha finalmente deciso di avviare un progetto di ristorante con 300.000 franchi bu. Così ha iniziato a comprare pentole, i piatti, piano piano ha aperto il ristorante. In precedenza ha preparato poco cibo per valore di 60.000 franchi bu. Ora adesso ha due ristoranti e è aiutata con dei suoi 5 figli, ha 7 bambini, 2 sono piccole e adesso ha 5 dipendenti.
gente che li aiuta, può avere soldi per portare gli studenti in centro e può pagare anche gli studi dei suoi figli. Sì, questo è uno dei nostri beneficiari. Lei dice che è felice che può avere, che lei si sente che nella comunità lei ha valore. Sì, e questa è la prima storia. C'è un'altra storia di un uomo che si chiama Joseph. Lui è entrato in un gruppo 8 anni fa così, e poi quando è arrivato ha visto che guadagnava tanto. Allora ha pensato come fare per aiutare uno suo amico che aveva problemi, perché ha capito che lui non poteva avere una bella vita, allora che uno dei suoi amici aveva problemi di pagare la casa. Allora ha invitato, ha spiegato come funziona il microcredito comunitario e il suo amico ha capito piano piano, ma quando è entrato nel gruppo ha potuto risparmiare, chiedere crediti e poi ha potuto costruire la sua casa. E lui dice che è arrivato a 12 milioni di franchi e buff. Ora sono felici che Joseph ha un'attività di mucche. Allevamento. Sì. Arrivamento e l'altro ha lavoretti e si sentono che possono avere la credibilità nella società. Sono queste due storie che avevamo preparato. Grazie. Grazie, sì. Claudine. Merci beaucoup. Tout nous avons écouté et aussi demandons pardon pour les agréments techniques qui nous ont perturbé. Merci. Grazie a tutti, ci scusiamo ancora per i problemi tecnici che ci sono stati. Non c'è problema, grazie davvero a voi. Possiamo aprire ufficialmente forse il momento per le domande? C'è qualcuna che è già arrivata, però prima di leggere quelle che sono arrivate nella chat di YouTube sotto appunto alla diretta, e volevo chiedere ai presenti qui nello Zoom se avevano domande da fare direttamente anche a Jérôme e Claudine, che ringrazio tantissimo per le due esperienze che ha raccontato. Posso provare io a farne una? Vai, Roberto Robert. Markovic da Trieste, il gruppo del Friuli Venezia Giulia di AMU. Una domanda, intanto grazie per gli interventi che avete fatto. Una prima domanda era legata a quest'ultima parte dell'intervento di Jérôme, relativa alla microfinanza. Quindi diciamo che l'intervento che potremo sostenere come AMU è legato prevalentemente alla formazione di quelli che saranno poi i promotori del progetto o anche a creare e implementare il fondo necessario per questi prestiti che dovrebbero contribuire alla realizzazione di progetti, di attività lavorative più ampie di quelle che il solo microcredito non riesce. Ecco, volevo che così se potevate darci così fare un approfondimento su questo aspetto. E poi si è accennato oggi, ma anche nel primo appuntamento, agli altri obiettivi dell'agenda ONU 2030. Ecco, siamo impegnati anche su quegli altri fronti, no? Sia come Casobu, perché l'hanno detto che portano avanti anche le iniziative, ma anche come AMU pensiamo di poter sostenere anche altre iniziative o appunto pensate di concentrarvi soprattutto su questa importante, direi, realtà del microcredito e della microfinanza. Ecco, questi due interrogativi avevo. Grazie. Grazie a te, Roberto. Allora, per... No.
Allora, per la prima domanda posso... No, in francese c'hanno la traduzione di Claudine. Per quanto riguarda la prima domanda posso rispondere io e poi penso, insomma, l'altra, non so, Katiuscia, Anna, non so. Allora, sì, per quanto riguarda, diciamo, il nostro impegno. Allora, per quanto riguarda l'azione di microcredito comunitario, sicuramente il fatto stesso, ne parlavamo anche l'altra volta, il fatto stesso che i fondi siano i risparmi stessi dei beneficiari, quindi non ci siano un fondo esterno, no? Tantomeno dall'Occidente, che arriva, è la garanzia stessa del funzionamento, perché l'esperienza ci ha insegnato che si è molto più responsabili dei risparmi del proprio vicino di casa, no? Piuttosto che di un qualcosa che ci viene dall'esterno. Quindi quella è la stessa, diciamo, è la base per noi del funzionamento del microcredito, ed è il motivo per il quale nelle attività di microcredito il lavoro di AMU, anche tutto ciò che l'AMU raccoglie dai gruppi di sostenitori, viene utilizzato e investito per tutte le attività di accompagnamento, perché ovviamente le persone si possono mettere insieme, possono mettere insieme i propri risparmi, ma se poi non ci sta una capacità di capire quali sono i costi della mia attività, quali sono i ricavi e quali sono gli effettivi guadagni, qual è il mio prodotto sul mercato, come si posiziona, no? A chi lo vendo, tenere proprio una contabilità, ripeto, parliamo di persone molto spesso analfabete, cioè leggere e scrivere non è facile, cioè tenere la contabilità della propria attività non è facile, quindi tutto questo fa parte del lavoro enorme di accompagnamento che noi facciamo. E questo lavoro di accompagnamento, la cosa ancora più importante, è che viene fatto attraverso, diciamo, un lavoro peer-to-peer, cioè all'interno del progetto vengono formati 12 persone, sono state già selezionate e formate le prime 6 il primo anno e l'anno prossimo ne saranno formate altre 6. Sono degli animatori comunitari, saranno un gruppo totale di 12 animatori comunitari, quindi delle persone che hanno invece già un livello di istruzione, delle competenze economiche, diciamo, un po' più ampie, e sono però delle persone locali, burundesi, cioè saranno loro stessi e sono loro stessi a formare e accompagnare i membri delle loro comunità in queste attività, cioè nello studio di quell'attività. Io voglio aprire il chiosco e vendere la frutta, ok, studiamo insieme quale frutta, a chi, a quanto la compri, a quanto la rivendi, cioè, e il fatto che appunto siano delle persone locali permette innanzitutto un discorso proprio di fiducia e nonché appunto di far restare proprio il sapere, cioè di creare veramente un empowerment locale. Quindi per quanto riguarda il microcredito, tutti, diciamo, il raccolto, il ricavato va in questo, cioè nell'accompagnamento e nella formazione delle persone. Per quanto riguarda invece la microfinanza, come accennavamo anche l'altra volta, ad oggi noi stiamo cercando un finanziatore istituzionale importante che possa aiutarci nell'avviare questo istituto di microfinanza, nel senso che il ricavato, diciamo, dei gruppi di sostegno purtroppo non riesce a essere così ampio per far partire questo istituto di microfinanza. Nel momento in cui troveremo, speriamo, un finanziamento, una parte anche del fondo di credito sarà richiesto a questo finanziatore istituzionale. Un'altra parte invece del fondo viene proprio raccolto a livello locale, non tra le persone dei gruppi di microcredito dei villaggi, ma tra un gruppo di azionisti, quindi di persone che girano intorno al movimento dei focolari, che girano intorno a Caso Bu, quindi delle persone che loro stessi sono stati degli ex beneficiari del microcredito,
10 anni fa, persone che hanno utilizzato il microcredito e ci credono nell'importanza di questo sistema, che oggi hanno delle posizioni magari lavorative un po' più solide, sono dipendenti, eccetera, eccetera, e hanno scelto di investire i propri risparmi in questo fondo dell'istituto di microfinanza e metterlo a disposizione della propria popolazione per il progetto. Spero di aver risposto. Molto bello, grazie. Grazie. Sì, mi unisco alla seconda parte della domanda: in che modo contribuiamo a adempiere agli obiettivi dell'Agenda 2030? Ovviamente, come abbiamo detto la scorsa volta, in tutti i nostri progetti di cooperazione sono trasversali ai tutti i vari obiettivi dell'Agenda 2030, che puntano ovviamente all'abolizione della povertà, ad abolire la fame nel mondo, piuttosto che a garantire diritti e uguaglianza. E in particolar modo in Burundi noi abbiamo anche un altro progetto dedicato all'acqua, acqua fonte di vita, di cui forse Emanuela vuole dire qualcosa. E parallelamente, a livello di educazione alla cittadinanza globale, in Italia noi svolgiamo comunque tutta una serie di attività di formazione e sensibilizzazione alle grandi tematiche della cittadinanza globale, affinché ogni cittadino si renda anche responsabile delle proprie azioni nel micro, per poi appunto arrivare al macro, nelle interdipendenza globale. Aggiungo due parole sul progetto che hai citato, perché questo progetto di microfinanza non è l'unica azione che abbiamo in questo momento in Burundi. Stiamo lavorando a un progetto di accesso all'acqua potabile nella provincia di Ruigi, la costruzione quindi di un acquedotto, un'infrastruttura, perché sembrerà assurdo qui, ma ci sono ancora persone che non hanno accesso all'acqua potabile, quindi l'acqua che utilizzano tutti i giorni viene dai ruscelli, dall'acqua piovana, piuttosto che insomma da pozzi fatti in casa, e quindi appunto operiamo all'interno, diciamo, di questa comunità con questo progetto di accesso all'acqua, che nell'approccio di AMU è solo il punto di partenza. L'acqua è il punto di partenza, ma intorno all'acqua anche qui viene fatto tutto un lavoro di formazione, di coinvolgimento delle autorità locali, di creazione di una rete tra istituzioni, villaggio, rappresentanti, leader, per la gestione comune, no? Perché una volta che si costruisce un acquedotto, poi la gestione rimane a livello locale, è importantissimo questo. E anche lì ci sono degli interventi di microcredito per rafforzare il potere economico di quelle famiglie, perché siano poi in grado di anche essere economicamente in grado di riparare un danno che avviene nell'infrastruttura, no? Quindi ecco, anche lì si parte dall'acqua, poi c'è anche delle latrine ecologiche per permettere il riutilizzo degli escrementi organici per l'agricoltura. Quindi partendo dall'acqua, anche lì AMU opera a 360 gradi con un approccio integrato. Ecco, grazie. Allora, ci sono due domande anche su la chat di YouTube. La prima di Bernard Lopitam, che chiede: è vero che in Africa e non solo le donne gestiscono meglio degli uomini dei fondi microcredito? Cosa garantisce che i fondi concessi alle donne non vengano presi dai mariti grazie a minacce? Perché a volte i mariti sono meno coscienti, non tutti ovviamente. Questa è una domanda. Questa penso che possano rispondere dal Burundi. Jérôme, on a posé une question, on vient de demander, c'est vrai qu'en Afrique, les femmes gèrent mieux le fonds que les hommes, mais la question... Allô? Oui, je vous écoute bien. Ok, la question c'est quelle garantie on a que les fonds accordés aux femmes ne sont pas pris par les maris, par exemple avec des menaces, et parce que parfois les maris sont moins conscients. Oui, je voudrais d'abord dire que la situation n'est pas la même dans toutes les communautés en Afrique, parce que on peut penser, oui, que les hommes sont moins conscients, mais aussi quelquefois c'est aussi lié à la nature que eux,
il rivelare le cose in due grandi dettagli, mi pare che le due petite dettagli, sono sempre okay. Mie cose. Ok, vi traduco, pardon, je vous traduis. Jérôme dice, allora innanzitutto bisogna precisare che le situazioni in Africa non sono tutte quante uguali e le stesse ovunque, né in Africa né nelle singole comunità, aggiungerei. E quello che spesso dice, sembra poter succedere è che l'idea di base è che nella dinamica, diciamo, tra il marito e la moglie, quello che può sembrare è che i mariti molto spesso abbiano voglia di gestire le cose in grande, quindi vogliano appunto non si accontentino magari delle piccole cose, delle azioni piccole. Allora, dobbiamo dire che hanno fatto le sensibilizzazioni perché le persone possano aderire o gruppi di credi. Noi abbiamo visto che la partecipazione è dominata dalle donne, souvent. Ma petit a petit, on arrive a fare la formazione e a costruire gruppi. Le donne sono environ 20% e le stesse sono le femmine. Allora, nella nostra esperienza, dice, quando facciamo le prime sensibilizzazioni, la maggioranza delle persone che partecipa sono uomini. Ma man mano che le sensibilizzazioni vanno avanti fino ad arrivare alla vera e propria costituzione dei gruppi di microcredito, ci si rende conto che gli uomini rimasti sono solo il 20%. Può essere forse che le donne trovano che sono delle domande molto d'occasione e preferire partire. Questo perché molti, beaucoup de patience, j'avais bien entendu. Dice, questo succede perché i mariti, cioè gli uomini, si rendono conto che questo nostro modello necessita di molta pazienza e quindi lasciano il posto alle mogli e vanno via. Ma aussi un'altra constatazione è che avec le donne lo joigne le gruppi petit a petit. Il nostro abbiamo però constatato che poi invece nel tempo gli uomini ricominciano a raggiungere pian piano i gruppi. Io per dire che dai gruppi che noi abbiamo, on a environ 60% di femmine e 40% sono le donne. Adesso attualmente nei gruppi che abbiamo finora il 60% sono donne, il 40% uomini, quindi non c'è neanche questa altissima differenza. Allora, per rispondere alla questione, non posso dire che non ho mai pensato ai migranti, ma noi cerchiamo sempre a sensibilizzare d'abord sufficientemente le donne che sono presenti al départ, ma che trovano che se domandano più di pazienza, preferiscono andare. Ma ils ont aussi le dopo, e quand ils voient che dans la société ou dans le ménage, la femme a changé quelque chose economicamente, ils voient che la cosa è importante. E ils préfèrent tourner. Ok, dice, di fatto non abbiamo un sistema di garanzia che appunto gli uomini non facciano azioni del genere, però quello che viene fatto, cioè la sensibilizzazione iniziale che viene fatta, al quale appunto partecipano molto gli uomini, è una sensibilizzazione alla quale appunto loro vanno via perché si rendono conto che è un lavoro che necessita molta pazienza, no? I frutti non si vedono subito. Con questo modello non si vedono subito grandi frutti, quindi lasciano le donne partecipare e loro insomma si ritirano. Dice che però l'esperienza è che quando poi vedono che la donna facendo questo tipo di attività inizia ad avere dei risultati, veramente anche gli uomini si ricredono e iniziano anche loro a rientrare all'interno dei gruppi. Allora, due cose importanti ici, c'è che il è importante a suo livello che le donne aussi possano partecipare alla sensibilizzazione per comprendere, même si non è vero, è importante che siano sensibilizzate a ça, ma aussi un'altra cosa è che quand on doit octroyer crédit, c'est important pour nous de demander à la femme qui prend un crédit s'il est en bon accord avec son mari pour prendre son crédit. Ok, allora dice quindi per noi le azioni fondamentali per tutelare diciamo le donne, i prestiti, è la prima appunto di far sì che anche gli uomini
partecipino durante la fase di sensibilizzazione, anche se poi loro non aderiranno al progetto e non faranno parte dei gruppi, ma che siano presenti alla sensibilizzazione per capire in che cosa consiste il progetto e capire il funzionamento. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che al momento dell'erogazione del prestito alla donna, molto spesso gli chiedono, cercano di capire se lei è in accordo con il marito rispetto al prendere quel prestito, quindi se appunto il marito anche è informato che lei sta prendendo per il prestito e ci sta insomma una condivisione di questa attività. Sì, sì, grazie, merci. Grazie. Leggo un'altra domanda. Marina Zornada chiede, le storie raccontate sono davvero edificanti. C'è speranza di poter coinvolgere anche le istituzioni locali? Mm-hmm. Sì, adesso Claudine, se traduci, poi loro vogliono aggiungere mm-hmm. qualcosa, intanto inizio a rispondere. Mm-hmm. Assolutamente sì, nel senso che in tutti i progetti che AMO e Caso V portano avanti, un'azione fondamentale è quella del coinvolgimento delle istituzioni. Uno, perché altrimenti non potremmo fare niente, cioè in Burundi non è che puoi andare così, girare per le case, fare riunioni di persone senza che l'amministrazione locale sia informata, cioè non è un contesto dove fai come ti pare, tua organizzazione che arrivi. Quindi assolutamente la primissima azione, ma fin dal concepimento del progetto, cioè le istituzioni locali sono coinvolte fin dal momento della progettazione e dell'analisi dei bisogni, quindi non è che vengono informate a progetto avviate. Quando si fanno gli studi di fattibilità del progetto, si raccolgono i bisogni a livello locale, si parla con la popolazione, si parla con i leader, si parla con le diocesi e si parla con le amministrazioni, quindi si prende anche il loro punto di vista su quelli che sono i bisogni di quella comunità, c'è veramente una condivisione fin dall'analisi dei bisogni e dalla progettazione dell'intervento. Quindi quando poi il progetto viene avviato è semplicemente un comunicare che il progetto ha trovato un finanziamento e quindi possiamo iniziare con le attività. C'è sempre ovviamente un coinvolgimento e anzi molto spesso c'è anche proprio un protocollo d'intesa che viene firmato tra di noi e il ministero competente. Oui, je pense que Emmanuel a bien expliqué, a bien répondu à la question. Et tout simplement, comme c'est organisé, il y a aussi au Burundi cette conscience que la société civile est là pour appuyer les actions du gouvernement. Alors, pour travailler dans n'importe quel domaine, on doit d'abord s'aligner à la politique de développement qui est dans le pays, mais aussi à la politique qui est définie au niveau mondial. Sì, Jérôme aggiunge appunto che in Burundi ci sta proprio l'idea che la società civile debba in qualche modo appoggiare o comunque andare nella stessa linea di quelle che sono le azioni governative, insomma, previste. Quindi cioè, ci sono proprio delle linee guida locali, no? E quindi assolutamente viene fatto questo scambio tra istituzioni e organizzazioni della società civile. Oui, et c'est pour cela que nous devons travailler à tous les niveaux, au niveau des ministères sectoriels, au niveau de l'administration provinciale, au niveau collinaire, au niveau des communes. Alors, nous devons collaborer avec tout pour que l'élément, notre intervention puisse réussir. Dice, è per questo che noi dobbiamo lavorare a tutti i livelli, no? A livello di ministero, a livello di amministrazione provinciale, a livello di amministrazione comunale, a livello di amministrazione delle colline, perché in Burundi ogni collina ha una sua gestione e amministrazione, quindi operiamo, interveniamo e prendiamo contatto con tutti questi livelli. Par exemple,
Si io do un esempio di microfinanza comunitaria, là ho sentito altre istituzioni come la Banca Centrale che erano grado la loi, allora on doit presentare la loi e on doit collaborare avec e dare un processo di mise in place di microfinanza comunitaria. Allora on doit collaborare come una decisione statica. Sì, per quanto riguarda nello specifico il progetto di microfinanza, noi ci dobbiamo allineare anche con la Banca Centrale. Non è che puoi far nascere un'istituzione così, cioè ti devi allineare, entrare in contatto e seguire determinate linee locali. Merci. Grazie. Grazie Jerome, grazie anche Manuela. Non leggo altre domande nella chat, non so se i presenti ne hanno sì. Altre. Vorrei chiedere una cosa. Beh, anzitutto approfitto per ringraziare molto Andrea, perché secondo me ha fatto veramente una bella relazione, anche nella sua semplicità, perché comunque ci ha dato degli spunti anche ideali. Ecco, io ho colto che non è stata soltanto una relazione tecnica, ma ci ha un po' messo anche in linea su quello che è il microcredito, anche da un certo punto di vista ideale. E sento che ha fatto bene anche ai nostri amici di Casobu averlo sentito, ecco, perché non è solo un meccanismo tecnico, diciamo, c'è sotto anche tanta, diciamo, umanità. E poi volevo chiedere questo, sulla domanda, cioè sull'intervento, anzi diciamo sulla spiegazione che Manuela ci ha dato alla domanda di Roberto, cioè che si va in cerca anche di un investitore istituzionale, ecco, io volevo capire se questo investitore istituzionale deve essere della zona, cioè del Burundi, oppure può essere, non so, anche un investitore istituzionale, non so, internazionale oppure italiano, una cosa così. Ecco, perché comunque volevo ricordare così adesso che la banca etica qui in Italia fa anche tanti interventi anche, diciamo così, per il sud del mondo e potrebbe essere interessata anche a questa proposta. E poi scusate, così parlo, poi non dico più nulla. noi come AMU del Friuli Venezia Giulia adesso ci impegneremo entro maggio a presentare un progetto alla nostra regione autonoma e quindi speriamo di poter riuscire ad avere in questa occasione un finanziamento che potrebbe essere attorno ai 50.000 euro da far confluire in questo grande progetto, insomma, del microcredito che si sta portando avanti, insomma, in modo da portare un po' anche il nostro, diciamo, piccolo contributo a questa grande iniziativa, perché insomma raggiungere 10.500 persone non è una cosa così anche da poco, no? Ecco, e poi in conclusione totale volevo chiedere qual è la situazione del Covid in Burundi, se questo sta creando qualche problema alla operatività di Casobu, perché noi abbiamo anche un progetto, diciamo, di gita turistica, vorremmo andare in Burundi a vedere le sorgenti del Nilo, che sappiamo che sono lì, anche se è una questione geograficamente controversa, e fare un tuffo nel lago Tanganica. Però per fare questo bisogna sapere se col Covid si può girare. Grazie. Grazie Giampiero. No, io rispondo brevemente alla prima e poi sul Covid magari vogliono dirci due parole loro. Alla prima no, assolutamente sì. Quando io parlavo di finanziatori istituzionali mi riferivo proprio a finanziatori internazionali, cioè facevo riferimento appunto al bando a cui rispondere appunto della vostra regione, piuttosto che ad altri enti finanziatori, fondazioni, bandi che magari appunto si aprono, la CEI, insomma tutti quegli enti che hanno diciamo dei fondi e che finanziano progetti come questo. Sì, no, dico questo, quello.
E ti interrompo solo per dire, perché si diceva prima coloro i quali hanno già fatto l'esperienza del microcredito in Burundi, allora potrebbero diventare azionisti, investitori, eccetera. Per questo ho fatto la domanda. Sì, 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 sì. Quella sono due discorsi diversi. Una parte, infatti, del fondo creato che sarà a disposizione dell'Istituto di Microfinanza sarà, appunto, come dicevo prima, messo da degli azionisti locali, quindi delle persone che, diciamo, le persone stesse che stanno fondando e che fonderanno questo gruppo di financiere communautaire. Questo è un discorso, però non con, diciamo, il loro contributo non si riescono a coprire i costi dell'avvio di un'istituzione, quindi un'altra grande parte di fondo, nonché tutte le spese per l'avvio, il personale, cioè i primi anni di attività dell'istituzione, devono essere richiesti, e quello che stiamo facendo è proprio di richiederlo a dei finanziatori istituzionali, internazionali, più grossi, perché insomma si parla di spese più importanti. E per il Covid, Jérôme, tu as entendu la question? Oui, j'ai entendu la question. Si j'ai bien saisi, c'est de comprendre comment est actuellement la situation du Covid au Burundi. Sì, e se si l'ha empêché le attività. Je peux dire que le Covid n'a pas empêché les activités parce que ici au Burundi, le gouvernement a pris une gestion de la situation qui est différente. Par exemple, je pense que par rapport à l'Italie, je peux dire. Allora dice no, non c'è stato un impedimento o un blocco di attività perché innanzitutto i numeri sono stati minori, molto più bassi in Burundi, ma poi a livello, insomma, il governo ha preso delle linee di azione e di intervento diverse rispetto a quelle, per esempio, che avete voi in Italia. Penso che la situazione è tutta differente, penso che il governo aveva una grande responsabilità di prendere misure semblable à celles qui sont entrées dans les pays occidentaux dans un contexte de pauvreté extrême. Pardon, je n'ai pas entendu. Je disais que le gouvernement a pris des mesures différentes à celles qui ont été prises dans les pays occidentaux parce que ici on devrait considérer la situation de pauvreté de la population. Sì, il governo ha preso delle linee diverse da quelle che sono state prese nei paesi occidentali perché qui bisogna considerare la povertà, il livello di povertà molto alto delle persone. Forse che ici già so consciente che fare un confinamento di tutta la popolazione pure occasione beaucoup de morts puisque il Covid lui-même. Perché qui, diciamo, c'è la coscienza che richiedere la quarantena, il blocco, diciamo, totale della popolazione in quarantena, tipo quelli che stiamo facendo noi, potrebbe uccidere le persone molto più che il Covid stesso. E se sarà che il governo ha accentuato la sensibilizzazione sui rimedi di barriere contro il Covid e non ha mai impedito le persone di coabitare, di circolare, può dire che le attività continuino normalmente. Quindi, diciamo, le azioni che sono state fatte sono state quelle di alcune misure preventive, mascherine, non avere scambi, insomma, di mani, di abbracci, eccetera, eccetera, però non è mai stato richiesto alla popolazione, diciamo, di restare in casa. Allora, sarà a permis che le attività non siano affette dal Covid, perché la vita continua normalmente. E solamente il governo cerca toujours a essere stretto nell'osservazione delle misure barriere, ma anche a suivre di près la salute della popolazione.
e quindi non c'è stata una riduzione della mobilità, le nostre attività hanno potuto continuare per fortuna come dovevano, e c'è però comunque una grande attenzione al numero dei casi, a, appunto, se qualcuno viene in contatto con una persona positiva andare subito a fare i test, e quindi a un controllo, diciamo, dei contagi. Merci. Grazie. Grazie, grazie. Allora vedremo di fare i turisti una delle prossime volte, va bene? Grazie Jérôme, grazie Gian Piero e tutti. Ci avviamo a conclusione, perché insomma è già tardi. Colgo l'occasione per chiedere a Riccardo se riesce un'ultima volta a condividere lo schermo, in modo tale che diamo l'opportunità a tutti di capire come poter anche contribuire a questo progetto. Intanto, ecco, per completare il quadro sugli obiettivi di AMO, come abbiamo visto nel video iniziale, l'AMO è impegnata in molti progetti di sviluppo e interventi di emergenza in diverse parti del mondo, dal Medio Oriente come in Siria, ma anche appunto in America Latina e in Italia stesso. Ecco. Questo è il sito dell'AMO, dove trovate tutte le informazioni. Dalla home page principale c'è una cartina dove potete vedere, sono messi in evidenza tutti, ecco Riccardo, se va così facciamo vedere direttamente. Dalla home page principale c'è una mappa che fa vedere un po' le azioni, ecco, dell'AMO nel mondo. Questa qui, non in Nigeria, esatto, questa in Burundi, quello in Mozambico. In Burundi abbiamo i due progetti che abbiamo raccontato, quello accennato da Emanuela, Acqua Fonte di Vita e Sviluppo a Ruigi, e il progetto Si può fare, di cui abbiamo parlato oggi. Per quanto riguarda invece come sostenerci, in alto a destra abbiamo il Dona Ora, e da questa pagina è possibile non soltanto donare direttamente online, ma anche trovare tutte le coordinate bancarie e postali per poter partecipare, ecco, al progetto. E qui trovate tutte appunto le coordinate, e invece cliccando su Dona Ora si va alla pagina che consente sia con PayPal sia con carta di credito di poter donare direttamente. Dal menu a tendina è possibile appunto scegliere il progetto. Si può fare. E questo. Penso che possiamo salutarci. Vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio certamente soprattutto Caso Bu con Jérôme, Claudine per la traduzione, per le esperienze. Aspettate che Riccardo, ecco. Grazie anche Andrea per appunto l'approfondimento sul microcredito, e Katiuscia ed Anna per l'approfondimento sulla situazione rispetto anche agli obiettivi del millennio e l'attività dell'educazione alla cittadinanza globale, e anche Emanuela come responsabile progetti in Burundi, e anche insomma, l'ufficio dell'AMO nel Friuli Venezia Giulia che insomma, ci ha aiutato per organizzare questi due eventi, di cui questo appunto era l'ultimo appuntamento. Va bene, grazie tante a tutti voi. Le meilleure salutations au Burundi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jérôme, Alexis, Claudine, Amandine, si elle est encore là. Merci à tout le monde. Grazie.